La Russo Calcio sta per entrare nel tunnel di uno di quei prepartita da non sbagliare. L'incontro di domenica vedrà contrapposte due squadre compresse nello stesso metro quadrato di classifica, se immaginiamo ogni punto di differenza come una breve fila di mattonelle. La Cibona Corsi ne ha conquistata una, i ragazzi del professor Barbagallo sono a quota 4. Ci si fa stretti da quelle parti e qual è il desiderio di chi ha bisogno di più spazio? La parola chiave è allontanarsi. La Russo vuole vestire i panni della formica operaia, che nonostante la penuria di risorse accumula il cibo sufficiente per sopravvivere alle temperature più rigide. La squadra non è al completo, anzi, mancheranno all'appello questa settimana sia D'Angelo, che era stato pian piano reinserito nella rotazione, che Sapienza e Bonanno. Ecco quindi la situazione di emergenza. Pappalardo, da annoverare tra i leader del gruppo, potrà rientrare nei 18, ma difficilmente potrà giocare da titolare. Contro la Catanese, nell'ultimo turno, gli 11 scelti dal professore sono stati all'altezza della situazione, soprattutto nel secondo tempo. Gli avversari sono stati più forti, ma si è intravisto del gioco, Dumitrascu è andato in gol su azione, come non era ancora successo. Gli elementi per poter parlare di una crescita ci sono, di una piccola crescita, certo, ma cosa vi aspettavate da una piccola formica che riempisse la riserva di viveri in un giorno? Russo Calcio a Cibona Corsi è una sfida che vale un inverno.